Ed è un attimo che è subito Villaggio Vacanza, eh? Vabbè, un attimo, Wakefield con Think of You, questo era il Crystal History delle 8. A volte devo dire grazie all'ufficio programmazione perché ci dà veramente delle perle. Questa me ne ero completamente dimenticata, questa canzone, della sua esistenza, e invece torna prepotente qui a raccontarci di quando spensierati ballavamo in quel di Sharm el Sheikh. No, non lo so, forse non era neanche in auge Sharm el Sheikh all'epoca, era tutt'altra mete. Comunque, vabbè, bentornati quindi qui a Good Morning Milano su Crystal Radio. Sono le 8:07 e dopo questo Crystal History che ci ha fatto ballare tutti quanti, passiamo un po' invece ad approfondire notizie e avvenimenti della giornata. Anzi, lo facciamo con un ospite che è in collegamento con noi. Parlo di Stefano Burchielli del Consorzio Est Ticino Villoresi. Buongiorno. Ah, scusi Stefano, no, colpa mia regia, colpa mia, non ho aperto l'audio di Stefano. Rifacciamo. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Buongiorno, allora benvenuto, grazie di essere con noi. Perché quest'oggi giornata intensa, quindi la vediamo già in ufficio, quindi capisco che sarà una giornata lunga e intensa, ma con due momenti importanti, perché vediamo l'inaugurazione dell'avvio dei lavori di due vasche di laminazione, carnate e gessate, giusto? Esattamente. Cosa sono queste vasche di laminazione di carnate e di gessate e lungo quale corso sono state fatte e perché? Allora, le due aree di laminazione sono delle aree, diciamo, che naturalmente erano già destinate ad essere allagate dalle acque di due corsi d'acqua. Uno si chiama Trobbia ed è il ramo di gessate della Trobbia e scorre nelle zone tra Cambiago, Gessate e poi scorre verso sud a Bellinzago Lombardo fino ad arrivare a Truccazzano. La Mulgora invece è il corso d'acqua che attraversa Carnate e poi via via lungo un corso di quasi 34 chilometri anche lei giunge a Truccazzano, si unisce con la Trobbia e entrambi sfociano nel canale Muzza, che è un canale irriguo particolarmente rilevante, diciamo, della zona sud Milano. Canale irriguo, ho detto, perché ricordiamo sempre che appunto il Consorzio Villoresi ha a che fare con questi canali che sono sempre, diciamo, il nostro oro blu in un certo senso, l'acqua fondamentale per la pianura padana intera quasi, non solo per la nostra zona. Esattamente, il Consorzio Villoresi si occupa essenzialmente di due attività connesse con l'acqua, una di fornirla laddove manca, quindi al mondo dell'agricoltura ed eventualmente ad altri usi anche produttivi. Dall'altra parte l'attività di bonifica vera e propria, cioè di cercare di togliere le acque in eccesso, soprattutto per quelle aree urbanizzate o industrializzate in cui l'eccesso di acqua, diciamo, non favorisce lo sviluppo sociale ed economico. Ecco, ultimamente mi ha sentito parlare spesso di vasche di laminazione, ahimè, per vicissitudini un po' più complicate legate al Seveso. Queste vasche sono state fatte per quale motivazione invece? Diceva, in realtà sono state, cioè, anche il luogo in cui sono state fatte ha un senso, cioè erano già zone destinate all'allagamento nel caso di eccesso di acqua, giusto? Quindi è un modo per gestirle meglio, come funzionano? Sì, allora il concetto di base è questo: il territorio naturalmente genera delle acque, diciamo, di scorrimento in caso di pioggia. Ovviamente l'urbanizzazione fa sì che queste acque siano quantitativamente superiori e che arrivino anche in tempi più rapidi. Quindi l'evoluzione del territorio, quindi la sua urbanizzazione, ha fatto sì che in determinate aree ci fossero delle concentrazioni di quantità di acqua e nello spazio e nel tempo che in alcune situazioni diventavano incompatibili con le dimensioni dei corsi d'acqua. Da questo punto di vista è indispensabile realizzare delle specie di invasi, quindi è la funzione un pochino paragone, ma rende bene l'idea, del lavandino, okay, in cui io riverso dell'acqua, ce la accumulo, la, come dire, aspetto che a valle ci siano delle condizioni più favorevoli, dopodiché posso stappare, come dire, questo lavandino e lentamente consentire all'acqua di defluire. Quindi un pochino l'obiettivo è questo: ho delle necessità di sicurezza a valle, intervengo a monte. Questo è un pochino il principio di funzionamento. Nel nostro caso abbiamo individuato due aree che per motivi, come dire, naturali e in parte anche artificiali già erano, come dire, vocate ad una destinazione di accogliere le acque. A Gessate perché all'epoca della costruzione del canale Villoresi, quindi parliamo della seconda metà del 1800, l'attraversamento della Trobbia che passava sotto al canale Villoresi aveva una dimensione che per quegli anni era sufficiente,
L'evoluzione del territorio, specialmente quello a nord, ha fatto sì che questo manufatto non fosse più sufficiente, fosse una sorta di strozzatura, e quindi la strozzatura generava un rigurgito di acqua a monte che poi spagliava in alcune aree. Non abbiamo fatto altro noi che circondare queste aree con delle arginature, costruire dei manufatti di regolazione che consentono un utilizzo, come dire, più versatile. Oggi si utilizza il termine resiliente. Comunque sia, rendono più versatile la possibilità di funzionamento di queste aree in maniera tale da, come dire, poterle sfruttare al meglio in tutte le occasioni e non solo in quelle, come dire, effettivamente estreme. Un analogo principio è stato fatto a Carnate, laddove c'era un attraversamento delle ferrovie, quindi della ferrovia che conduce fino a Bergamo, che di per sé stessa era adeguata all'epoca della costruzione, ad oggi, come dire, non più sufficiente. E quindi, come dire, l'area che era immediatamente a monte è stata ridisegnata, rimodellata, in parte ovviamente anche scavata, in maniera tale da poter accogliere il quantitativo di acqua che mette in sicurezza i territori a valle. Ma quindi, se ho capito, queste vasche sono fatte lungo il corso del fiume, cioè non è che viene deviato il corso, portato nella vasca, cioè sono adiacenti alla vasca, diciamo, cioè adiacenti Assolutamente. al corso. Allora, esistono due tipologie Sì. tecnicamente di vasche. Le vasche cosiddette in derivazione, in cui in pratica la vasca è di fianco al fiume, quindi ho un manufatto che le mette in comunicazione, ma il fiume continua ad avere il suo corso. Ok. Oppure le vasche cosiddette in linea, che in una qualche maniera abbracciano il corso d'acqua ad est e ad ovest, e quindi lungo il corso d'acqua viene costruito questo manufatto di regolazione, e quindi l'esondazione è simmetrica, cioè può avvenire sia a destra che a sinistra. In questo caso, quale avete utilizzato di modalità? Tutte e due. A Ah, Carnate abbiamo ok. utilizzato un sistema in derivazione, a Gessate abbiamo utilizzato un sistema in linea. Ma lì, come dire, la scelta tecnica a volte è obbligata. A Carnate avevamo sul fianco destro del canale la linea ferroviaria, per cui obbligatoriamente dovevamo sfruttare, diciamo, la parte in sponda sinistra, quindi la soluzione in derivazione diventava più naturale. A Gessate avevamo la fortuna di poter avere entrambe le aree, diciamo, ancora utilizzabili, e quindi abbiamo scelto una soluzione in linea. È interessante, ma come funzionerà? L'acqua passa o comunque viene messa nella vasca quando c'è troppo invaso, e poi dopo quando va via, perché insomma abbiamo sentito che ci sono problemi di là, invece io non voglio farle Bene. parlare troppo male delle altre vasche dicendo che la sua è stata più bella, questo ci mancherebbe. Però c'è il problema dei fanghi, queste cose qui. Come mai, voi avete anche voi questo problema dei fanghi, non fanghi, Allora, come funziona? il problema è innegabile, nel senso che le acque che vengono, come dire, riversate nei nostri corsi d'acqua sono in parte derivanti da bacini naturali, quindi dallo scolo delle colline e delle montagne, in parte provengono dalle aree urbanizzate. Ok. Ovviamente le aree urbanizzate, quindi dalle cosiddette fognature miste o fognature bianche, laddove, come dire, ci sono sistemi virtuosi, non fanno altro però che raccogliere il ruscellamento di tutto ciò che sta su strada. Quindi polvere, terriccio, come dire, tutto ciò che è, come dire, sta intorno a noi. Tutto questo finisce nei corsi d'acqua. Le vasche di laminazione, come dire, una volta che si riempiono, tengono l'acqua per un determinato periodo di tempo. In questo periodo l'effetto qual è? Quello di decantazione, quindi l'acqua perde tutto questo materiale, questo contenuto solido che si deposita sul fondo. Questo qui fa sì che siano necessari dei cicli di manutenzione annuali, più che annuali, quindi biennali o triennali, oppure addirittura anche più volte l'anno, per rimuovere questi materiali in eccesso e quindi andare a ripristinare quella che è la volumetria, iniziale della vasca. È un problema, ma come dire, è insito nel sistema. Lo stesso problema ce l'abbiamo sui corsi d'acqua, cioè laddove un canale ha una forte pendenza e quindi riesce a trascinare i materiali, il problema non si pone e non si vede. Laddove ovviamente si arriva in pianura e le pendenze diminuiscono, perché la pianura ovviamente ha, come dire, È pianura. è Sì, è pianura, pianura, lo fa questo di mestiere, lo fa. è quello di sedimentare, quindi di rilasciare tutto il materiale che ha Chiaro. trasportato, e quindi per poter mantenere le sezioni, come dire, officiose, quindi libere e in grado di svolgere la loro funzione, è necessario periodicamente svolgere queste operazioni. E quindi oggi possiamo venire a vedere l'inaugurazione, però quando è che avviene, come e dove avviene? E poi quanto dureranno i lavori? Allora, i lavori in realtà sono iniziati alla metà di ottobre. Però, diciamo, all'epoca sono state fatte solo le operazioni preliminari, che erano essenzialmente il taglio della vegetazione, perché erano tutte aree, come dire, in parte ancora boscate o in alcuni casi coltivate, diciamo, anche se non erano aree irrigue in senso stretto. È stata fatta la bonifica ordigni bellici, quindi
Quindi è stato, come dire, verificato che non vi fossero congegni, ordigni bellici inesplosi. Questo in particolare per Carnate, che aveva a fianco una linea ferroviaria di particolare importanza, era stata un'operazione, come dire, essenziale, cioè non se ne poteva fare a meno. E non Dopodiché, avete trovato nessun regalo, nessuna sorpresa, no? fortunatamente, Ok, per fortuna, meno male. gli unici oggetti metallici erano qualche dente di aratro o qualche cosa, diciamo, connessa al Vabbè. mondo agricolo, che fa suonare il metal detector, ma diciamo non ha nessun tipo di Meno effetto male. collaterale. Dopodiché, dal mese di febbraio sono iniziate le operazioni di scavo vero e proprio di queste aree, che sono, come dire, il cuore, perché è lo scavo che genera il volume poi da invasare. Mercoledì mattina ci sarà un momento di incontro a Carnate, quindi dove, diciamo, proprio all'interno dell'area di cantiere dove sono in corso di esecuzione le opere, quindi si potranno vedere gli scavi in corso, la costruzione dei rilevati arginali. E già ci sono i primi scavi per le opere in cemento armato che costituiscono quel manufatto di regolazione che le dicevo prima, cioè quello che ci consente di poter, come dire, modulare la portata che facciamo transitare verso valle. Quanto dureranno i lavori e quanto poi sarà impattante per l'ambiente circostante questi due manufatti? Mi ha parlato di cemento armato, parlavamo prima però in mezzo Allora, a dei boschi comunque. i lavori, diciamo, avranno una durata che interesserà fino alla primavera del 2025. Ok. Da cronoprogramma, l'ultimazione dei lavori prevista è per Gessate per gennaio 25, per Carnate per marzo 25. Ovviamente i cronoprogrammi sono fatti con condizioni meteo, come dire, medie. Indicativamente si considerano 3 giorni di pioggia al mese. È chiaro che gli ultimi 20 giorni che hanno visto condizioni meteo avverse già, come dire, generano come dire, un allungamento dei cronoprogrammi. L'idea comunque è quella che queste vasche, una volta realizzate e ovviamente una volta che si è avuto anche il tempo di, come dire, riavvio della parte vegetativa, siano il più possibile poco visibili. Cioè, sono stati previsti degli inserimenti ambientali in maniera tale che quella che era la vegetazione preesistente torni ad essere lì dove era, che le opere che, come dire, gioco forza dobbiamo fare in cemento armato vengano comunque sia mascherate, cioè vengano in qualche maniera attutite e coperte dai rilevati in terra che poi verranno inerviti, e che laddove possibile si utilizzino tecniche di ingegneria naturalistica che coniugano, come dire, ottimizzano le necessità tecniche di stabilità delle opere, quindi di, come dire, prestazione di questi manufatti, con un inserimento ambientale e paesaggistico che le renda anche gradevoli alla vista e che soprattutto possa consentire il ripristino di flora e fauna che erano preesistenti. Beh, allora, noi staremo qui a vedere come andranno avanti poi i lavori e speriamo di riparlarne fra un annetto più o meno, quando appunto potremo inaugurarle invece e sperare in realtà poi che non funzionino mai, perché poi anche questa è la speranza, no? Cioè noi le facciamo e speriamo che non vadano, Assolutamente cioè, che non debbano funzionare, anzi non che non funzionino, giusto? E allora, buon lavoro. Immagino sia una giornata abbastanza piena di impegni quella di oggi, in vista di domani. Ricordiamo quindi appunto domani mattina, giusto a Carnate, se non sbaglio. primo pomeriggio a Gessate. Il pomeriggio a Gessate con l'inaugurazione e l'avvio dei lavori delle vasche di laminazione, appunto di Carnate di Gessate, a cura del Consorzio Est Ticino Villoresi. Stefano Burchelli, grazie mille, buon lavoro allora. Buona giornata. Buona giornata, grazie e grazie anche appunto per gestire questa parte importante della nostra regione, della nostra provincia, che sono appunto le acque del Villoresi, le acque del Naviglio, le acque che fanno tanto bene all'agricoltura, insomma, prima l'ho chiamato oro blu per quello, perché insomma davvero è oro per i nostri agricoltori che ne hanno sempre tanto bisogno, grazie proprio anche al lavoro del Consorzio Villoresi. Grazie mille e a presto allora. Arrivederci. E vi auguro che la vostra vasca sia un capolavoro, come canta anche il volo. Avanti così, Cristian Radio, Good Morning Milano.